le vittime di violenza. Per quanto riguarda ospedali e pronto soccorso, si prevede che il Governo definisca non altre linee guida, ma livelli minimi delle prestazioni. Il piano è stato approvato in conferenza unificata a maggio, finanziato secondo la legge 119 per 10 milioni nel 2015 e 10 nel 2016. Nella stabilità abbiamo ripianato il taglio di 2 milioni e mezzo al fondo delle pari opportunità, tra l'altro. Penso che il testo dell'emendamento approvato in commissione sia migliorato rispetto a quello originariamente presentato, ma comunque si rischia sovrapposizione e confusione. Io penso che più che altre norme ci serva di attuare quelle che abbiamo già votato. Anche per questo io non voterò contro questo emendamento e ho presentato un ordine del giorno che spero venga approvato. Grazie mille. Onorevole Saltamartini, prego. Grazie Presidente. Noi voteremo contrari a questo emendamento perché riteniamo che lo sforzo di trovare una convergenza, così come è stato in Commissione Bilancio nel mettere la norma che l'emendamento vuole sopprimere, credo che sia un seppur piccolo ma un passo in avanti. E lo dico perché spesso e volentieri noi abbiamo detto che la battaglia contro la violenza sulle donne è una battaglia anche di natura culturale e spesso e volentieri ci siamo detti che le donne non denunciano, che le vittime non denunciano perché non si sentono protette, non si sentono tutelate, non sentono che c'è lo Stato accanto a loro. E purtroppo, ahimè, abbiamo avuto molti esempi di donne che si sono ritrovate in questa situazione e hanno denunciato l'assenza dello Stato. Io credo che questo Parlamento abbia fatto su questo tema tantissimi passi avanti. Le leggi che sono state approvate in questi anni, penso anche a quelle del governo, dell'ultimo governo eletto, perché poi diciamo, gli altri si sono susseguiti senza elezioni e diciamo, una vittoria chiara, siano stati provvedimenti veramente fondamentali e soprattutto provvedimenti che hanno dimostrato quanto è importante per tutti noi e non solo per la componente femminile presente in questo Parlamento l'attenzione a questo tema. Quindi sopprimere la norma, seppur piccola, che c'è all'interno della legge di stabilità credo che sia un errore gravissimo. Detto questo però, affinché sia chiaro, abbiamo esempi molto positivi di iniziative che pur senza questa norma si sono attivati sul nostro territorio. Penso per esempio alla Regione Lazio, dove durante la giunta Polverini sono stati avviati esperimenti di così come quelli previsti dall'emendamento dalla riformulazione che abbiamo inserito nella legge di stabilità, dove avevamo già avviato iniziative di questo tipo. Quindi è pur vero, bisogna dirlo con onestà, che non serve necessariamente un intervento normativo per mettere in campo azioni positive. Nel Lazio lo avevamo fatto, lo avevamo iniziato questo percorso, probabilmente in tante altre regioni, io conosco quella del Lazio e conosco le iniziative qui nel Lazio che sono state fatte. Ciò detto, alla buona volontà di alcuni amministratori, oggi abbiamo aggiunto anche una piccola norma che ci permette di incentivare ancora di più la buona volontà di alcuni amministratori e magari anche di svegliare quelli che su questo tema sono ancora un po' in sonno. Grazie Presidente. Brava. Grazie onorevole Saltamartini. Onorevole Spadoni, prego. Grazie Presidente. Per dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo emendamento, voto favorevole perché attraverso appunto il comma 452 bis si va a dare la possibilità di partire con un iter giudiziario che non tutela la donna, cioè un iter giudiziario che potrebbe partire proprio direttamente per esempio dal pronto soccorso. Questo va effettivamente contro gli articoli 2 e 18 della Convenzione di Istanbul e io in questo momento lo dico anche in quanto membro del Consiglio d'Europa e in quanto relatrice della raccolta dati sulla violenza di genere che verrà licenziata nel Consiglio d'Europa a marzo del prossimo anno. Quindi va contro gli articoli 2 e 18 che prevedono che la donna, la sua protezione e i suoi diritti devono essere al centro della Convenzione e al centro di un qualsiasi atto che vada a contrastare la violenza di genere. Quindi noi dichiariamo